Ecco, allora questi sono i primi sei oggetti fondamentali. Sei sono, secondo la nostra teoria che si chiama appunto modello standard, sei sono i quark che esistono in natura. Sono tre repliche di una prima, vengono chiamate anche famiglie, prima famiglia, seconda famiglia, terza famiglia. Gli abbiamo dato anche dei nomi simpatici, diciamo, vabbè, a parte UED che vuol dire up e down, ma dopo C sta per charm, fascino, S sta per strano, è il famoso quark strano, perché nessuno se l'aspettava, si aspettava che in natura ci fossero solo due quark, poi ne viene scoperto un terzo, dopo il quarto, il charm, e poi ci sono gli ultimi arrivati, questi due quark, T sta per top o truth, se volete verità, e B sta per bottom, o se siete un po' più poetici, beauty, e il quark bellezza, questo sesto quark, quindi verità e bellezza alla fine chiudono questa catena di sei quark fondamentali. Poi ci sono degli oggetti che invece non sentono la colla nucleare. Chi sono questi oggetti? Beh, l'elettrone lo conosciamo fin dalle elementari, vedete sempre queste palline che girano attorno ai nuclei, non agli atomi, ecco, questi qua sono chiamati elettroni. Però quello che abbiamo capito è che ci sono tre tipi di elettroni. Ci sono gli elettroni veri e propri, poi ci sono degli elettroni che però pesano 200 volte di più degli elettroni, questi sono chiamati muoni, e poi ci sono degli elettroni ancora più pesanti che sono chiamati tau, quindi tre tipi di elettrone di massa sempre più grande. Ciascuno di questi tre tipi di elettrone è accompagnato da quella misteriosa, simpaticissima, fatemelo dire, particella che si chiama neutrino. Quindi in natura esistono tre tipi di neutrino, un neutrino dell'elettrone, un neutrino del mu e un neutrino del tau. Ecco, caro Democrito, 25 secoli per arrivare a questa slide qua. Cioè in questa slide ci sono quelli che secondo noi sono i 12 mattoni fondamentali, i 12 tuoi atomi che tu cercavi, che hai cercato per tutta la vita, secondo noi sono racchiusi in questi 12 mattoncini qua. E questa colonna qua che cosa ci sta a fare? Questi mattoni non sono dei mattoni inerti, interagiscono tra di loro, i quark interagiscono tra di loro dando origine ai protoni, ai neutroni, gli elettroni interagiscono con i neutrini, eccetera. Come interagiscono queste particelle? Come fanno a parlarsi? Newton se lo chiedeva, dice, ma come fa la Terra, per esempio, uno dice la Terra attira la Luna, ma l'attira, cosa vuol dire? Non c'è una corda, no? Quando voi attirate un sasso, nel senso che lo fate girare, c'è una corda, come fa la Terra a dire, ehi Luna, mi raccomando, gira sempre lì attorno, cioè, come fa ad esercitare questa forza? Ecco, ci sono dei messaggeri di questa forza. Ognuna delle forze fondamentali presenti in natura ha un messaggero che trasmette questa forza. Le forze non si trasmettono a distanza, c'è sempre un messaggero che impiega un certo tempo per portare questa forza da un oggetto a un altro. Ecco, questi oggetti mediatori delle forze sono quelli che sono scritti qua. Il primo si chiama fotone, questo è il più famoso, è il mediatore, il messaggero dell'interazione elettromagnetica. Un elettrone parla, interagisce con un altro elettrone scambiandosi questi fotoni. Poi avete le forze deboli che invece hanno come mediatori questi diversi oggetti, questi sono chiamati bosoni, non sono il bosone di Higgs, ma sono bosoni anche questi, bosone Z e bosone W. Il bosone W ci è particolarmente caro perché ha una parte cospicua italiana dentro di sé. Il bosone W è quello che venne scoperto da Carlo Rubbia insieme con il suo gruppo sperimentale, appunto sempre al CERN di Ginevra. E poi questi G sono invece i messaggeri delle interazioni nucleari forti, quello che tiene insieme i quark
che tiene insieme neutroni e protoni, che tiene insieme i nuclei di cui noi siamo fatti, è attraverso l'interazione di questi oggetti che sono come i fotoni, ma sono per le interazioni nucleari forti. Come si chiamano questi oggetti? Vedete, c'è la lettera G. Per capire questa G bisogna ricordarsi un attimo di come si dice colla in inglese. Colla in inglese si dice glue. Glue, allora questi oggetti sono gli oggetti della colla nucleare, ecco che si chiamano gluoni. Sono 8 al posto di 1 come fotoni, quindi abbiamo i fotoni, così stasera avete un po' di tutta questa terminologia in oni, ini, eccetera, insomma, vabbè. Sono i fotoni, il fotone, poi ci sono i gluoni e i bosoni Z e W. Ecco, adesso qui, diciamo, tutti questi oggetti, a me viene in mente un po' come fossimo in un teatro. Ci sono questi attori, questi sono i grandi attori dell'universo, se volete, i 12 attori di materia, e questi sono, fra l'altro sono 12 anche questi, e dice, ma come, ne vedo 4 qua? Sì, ma i gluoni in realtà sono 8, diciamo, quindi avete 8 gluoni, uno Z, avete un W con carica più 1, un W con carica meno 1, quindi sono 2 W e un fotone, sono 12 anche questi. Questi sono i 12 messaggeri delle interazioni. Ebbene, tutti questi oggetti qua sarebbero come attori in un teatro, tutti fermi, immobili. Immobili perché sono come inanimati, cioè che cos'è che non possiedono? Non possiedono nessuna massa. In questi primissimi istanti, questo brodo primordiale, ci sono queste particelle che interagiscono, ma sono particelle che sono prive di massa. Cioè non hanno ancora acquisito quella massa che poi alla fine darà la nostra massa, non invece accidenti, finalmente il sogno di ogni dieta. È così, dice, massa zero, è perfetto, dice, proprio meglio di così. Sì, c'è solo il piccolo dettaglio che non ci saremmo proprio a discutere di dieta se ci fosse tutto a massa zero. Ecco che allora ci vuole un meccanismo che animi questi attori, cioè che dia loro una massa, una sostanza, e questa era la difficoltà nella costruzione del modello standard. Ci si avvalse per questo di un lavoro fatto da un fisico britannico, il cui nome è Higgs con l'H davanti. Ecco che allora, infatti qualcuno mi diceva, ma dice, come mai avete trovato sto nomignolo, questo bosone, lo chiamate X? Perché ricorda la lettera X che vuol dire mistero, no? Non c'entra niente, non è X nel senso, è proprio un signore X. Vi dico la mia emozione, la prima volta che mi hanno detto, dice, le presento il signor X, quindi stringere alla mano, non proprio al bosone di X, questo è un signore, insomma, che ha una certa, però insomma stringere la mano a questo X è famoso. E vabbè, ecco, allora qui arriva il mattone mancante, è un po', se volete, il deus ex machina, diciamo, di tutto questo marchingegno. Cioè questi 24 protagonisti della scena universale non avrebbero nessuna massa, nessuna sostanza, non ci sarebbe l'universo così come noi lo vediamo, lo sentiamo, lo sperimentiamo sulla nostra pelle, se non intervenisse questo mattoncino. Capite? Questo mattoncino non è il 25esimo mattoncino, no? Qualcuno dice questi giorni, dice, ma continuate a fare tutte queste storie, se si è trovato o non si è trovato sto bosone di X, vabbè, insomma è una nuova particella, ne avete già trovate parecchie, uno più uno meno. In effetti, sentendo il discorso che io vi ho fatto, dice, beh, ce ne sono 24, vabbè, una in più, facciamo 25, ma insomma non è che sia proprio una cosa. Beh, dunque, a parte il fatto che qui stiamo parlando, capite, delle particelle elementari ultime costituenti di tutto l'universo, quindi essere una di questi 25 non è un giochetto, diciamo, cioè stiamo veramente parlando degli ultimi costituenti più profondi di tutta la materia che vediamo.
Ma in più questo 25esimo mattoncino è completamente diverso da tutti gli altri, cioè non è una particella che si aggiunge agli altri, ma è la particella che deve fornire, secondo questo modello, la massa a tutto questo insieme di particelle che vedete qua. Ecco, come fa questo X a dare massa a tutti? Ecco, allora, giusto per cercare di darvi una rappresentazione, diciamo, questo X lo dovete appunto pensare come viene chiamato anche campo di X. Sapete, appunto, i campi, no? Adesso si fa tanto discussione sui campi elettromagnetici, no? Adesso probabilmente anche dentro sta sala siamo pieni di campi elettromagnetici. Ecco, in questa sala, oltre che di campi elettromagnetici, siamo probabilmente pieni, perché ne è pieno tutto l'universo, quindi questa sala non fa eccezione, anche del nostro amico il campo di X. Cioè il campo di X è un campo che pervade, diciamo, pervade l'universo, e le particelle che vi ho detto prima, queste 24 particelle, si muovono in questo spazio in cui c'è questo campo di X e interagiscono diversamente con questo campo di X. Cosa succede? Ci sono degli oggetti, prendete la forza elettrica, forza elettromagnetica, questo è un fotone, vedete il fotone qui si propaga e non lo sente proprio questo campo di X, il fotone passa e non lo sente minimamente. C'è un altro campo che non lo sente, vedete, questa è la gravità, l'interazione gravitazionale, quella ancora di cui ci ha parlato Newton. Secondo questa teoria moderna, anche questa si manifesta con un messaggero tra qui e la Luna. Questo messaggero è il messaggero delle interazioni gravitazionali, è chiamato gravitone, e anche lui, vedete, procede senza interagire col campo di X. Non interagiscono, quindi loro procedono con la velocità che è propria di una particella che non ha nessuna interazione, è la velocità della luce. Il fotone infatti è la luce e quindi va naturalmente alla velocità della luce. Altre particelle, ecco, qui c'è il bosone W, il bosone di Rubbia, per intendersi. Cosa succede? Vedete, lui, ci sono queste crocette qua rosse. Questo bosone è un po' quello che succede quando noi andiamo in un luogo affollato, uno cerca di camminare svelto, ma dai una botta a uno, dai una botta a quell'altro, uno viene rallentato nel suo procedere, non riesce più ad andare spedito, no? Quando c'è tanta gente in giro. Ecco, queste particelle interagiscono maggiormente con il bosone di X, vengono rallentate. Non viaggiano più alla velocità della luce, viaggiano a velocità molto vicina a quella della luce, ma un pochino più piccola. Particelle che viaggiano a velocità più piccola di quella della luce vuol dire che hanno una massa diversa da zero. Le uniche particelle, secondo la teoria della relatività, che possono viaggiare alla velocità della luce sono le particelle di massa nulla. Nessuna particella, secondo la teoria della relatività, può superare questa velocità della luce. Allora queste particelle vengono rallentate e acquistano quindi una massa. Quindi le particelle, a seconda che interagiscono più o meno con questo campo di X, vengono ad acquistare tutte una massa. E a questo punto il modello standard è completo, cioè queste particelle, tranne che poche eccezioni come il fotone qui presente, tutte le altre prendono massa, inclusi anche i neutrini, che anche loro hanno una massa molto piccola, ma ce l'hanno anche loro, e tutto questo grazie all'interazione col campo di X.